Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9. Siamo ormai alle porte del 2016, che è uguale, se vogliamo, per certi versi, avendo una concezione del tempo quantitativa, all'anno che abbiamo appena vissuto, ma che per noi credenti è un dono che ci viene da Dio, è un dono che esige sempre la responsabilità di una risposta, di un'opportunità che ci viene data perché la facciamo fruttificare. Mi piace che sia per tutti quell'augurio che ascolteremo nella liturgia del 1° gennaio. Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi dia la pace. Il Signore vi conceda la prosperità. Il Signore sia per voi motivo di consolazione e di speranza. Ecco, la pace innanzitutto, è un dono grande che viene da Dio, ma che esige anche una collaborazione, perché c'è una pace possibile che dipende solo da noi, quella che all'interno della vita delle famiglie consente di vivere al meglio questa grande, straordinaria possibilità della comunione degli affetti che ci viene data dall'avere qualcuno da amare e dall'avere qualcuno che ci ama. E c'è una pace che noi possiamo invocare da Dio, la quale non possiamo far granché con le nostre forze, ma possiamo essere come coloro che, a immagine di Mosè, che dal monte alza le mani per invocare il dono, in quel caso della vittoria sui nemici, nel nostro caso per invocare il dono della pace, questa pace che viene dal dono del Signore, possiamo intercederla sia a livello personale sia come comunità. E mi piace sottolineare ancora l'immagine di questa benedizione che ascolteremo dal Libro dei Numeri: il Signore rivolga su di voi il suo volto, come quando noi vogliamo bene a una persona, ci teniamo a vedere il suo volto, come quando noi siamo offesi con qualcuno, gli nascondiamo il volto quasi a punirlo. Così questo augurio: possiamo davvero vedere per tutto l'anno il volto di Dio e avere gioia e avere pace. Auguri per un buon 2016. Don Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Domenica alle ore 9.